Edoardo Masciangelo si appresta a lasciare il Pescara, in dirittura d'arrivo la cessione del laterale mancino romano al Benevento. Masciangelo nei giorni scorsi era stato accostato agli ungheresi del Ferencváros, le cui intenzioni erano serie, ma la proposta di acquisizione in prestito, presentata al Pescara, era stata rimandata al mittente dal presidente Daniele Sebastiani. Al Benevento, Masciangelo, legato al Delfino con contratto fino al giugno 2024, andrà a titolo definitivo, potendo così continuare a giocare in cadetteria, dove col Pescara ha collezionato 53 presenze, nessun gol, ma con il rigore della salvezza calciato a Perugia lo scorso agosto come momento più bello della sua parentesi adriatica, per quanto tutto ciò sia stato vanificato dalla recente retrocessione. In attesa di capire quali saranno i destini di Luca Crecco e Mardoshin Zita, la partenza di Masciangelo apre un varco sulla corsia mancina che il tecnico Gaetano Oteri colmerebbe volentieri con Daniele Sarzi-Puttini, 25enne laterale sinistro di proprietà dell'Ascoli, col quale ha appena partecipato al raduno di Castel di Lama in vista della partenza di sabato a Cascia e che l'allenatore di Floridia ha avuto con sé lo scorso anno al Bari. Per il Pescara il ritiro scatterà domani e la società è al lavoro per ufficializzare alcuni innesti dopo quello annunciato la scorsa settimana con la firma del centravanti Michael De Marchi. I difensori Julian Ijanes dalla Fiorentina e Davide Zappella dall'Empoli, il centrocampista Marco Pompetti dall'Inter. Tutte operazioni in dirittura d'arrivo, anche se il mercato in entrata, in buona parte frenato, risente di uscite non semplici da portare a termine. Masciangelo dunque può essere un tassello? Nelle ultime ore l'Avellino sta verificando la possibilità di acquisire il cartellino di Gennaro Scognamiglio. Il giocatore piace molto agli irpini, ma la fattibilità economica dell'operazione tra prezzo del cartellino e ingaggio è tutta da trovare. Così al momento resta in organico Valdifiori, che non sembra essere un profilo adatto al calcio di Auteri. Lo è Galano, che può far parte del progetto tecnico e da quel punto di vista può essere visto come un lusso per la categoria. Ma col rientro in città del giocatore, la società capirà meglio quali sono le sue intenzioni, se c'è la voglia di calarsi nella categoria e se ci sarà bisogno anche di sedersi a tavolino per il rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo giugno.